Bentrovati, bentrovati in diretta, ore 13, Tele 4, con noi c'è Andrea Carpanese, allenatore della Pallamano Trieste 1970, la nuova società che ripartirà dal campionato di A1 Silver. Bentrovato, bentrovato Carpanese. Buongiorno, buongiorno. Allora, come detto, dopo un'annata complicata, la retrocessione dalla A1, la formazione di una nuova società dedicata all'handball a Trieste, Pallamano Trieste 1970, che parte dalla Silver maschile. Andrea Carpanese è l'allenatore, il coach, a cui chiedo innanzitutto che campionato sarà e che squadra abbiamo a disposizione. Ma il campionato di Silvers quest'anno sarà sicuramente molto complesso e andremo ad affrontare soprattutto delle trasferte impegnative, perché comunque è un campionato a livello nazionale e abbiamo due squadre siciliane, una squadra della Sardegna, andiamo a giocare vicino a Salerno, quindi non ci saranno sicuramente squadre materasso e ogni partita sarà tutta da giocare e da vedere, ecco. E la squadra l'abbiamo costruita, diciamo, all'ultimo momento, però siamo riusciti a completarla con l'ultimo innesto l'altra settimana e da questa ho avuto la fortuna di avere già tutti i ragazzi pronti all'inizio della preparazione. Allora, andiamo a vedere i nuovi arrivi intanto. Parliamo del ritorno di Parisato, dell'arrivo di Vanoli, oltre che dei due stranieri, lo spagnolo Muñoz e il tedesco Wesman. Andiamo a vedere i volti mentre tu ci racconti di chi si tratta. Davide Parisato è cresciuto con noi, ha fatto il giovanile a Trieste e poi ha fatto delle esperienze prima a Merano, poi a Bolzano, che l'hanno sicuramente cresciuto e gli hanno dato quell'esperienza importante. Anche fare giocare fuori casa è sempre una cosa che ti cresce molto. E Vanoli non è l'ultimo arrivato del campionato italiano, perché ha giocato a Fondi e l'altro anno anche a Bressanone, un giocatore duttile che ci permetterà di avere diverse soluzioni in attacco. E poi abbiamo trovato un ragazzo giovane spagnolo del 2004, Raúl Muñoz, che sicuramente ci darà quell'energia, quell'imprevedibilità che può darci diverse soluzioni assieme a questi nuovi ragazzi. E a tutti i ragazzi giovani dell'altro anno abbiamo pensato di trovare un profilo come Wesman, un giocatore d'esperienza, un giocatore fisicamente importante, ha diverse presenze sia nei campionati tedeschi, svizzeri e l'ultimo anno ha giocato in Turchia e ha disputato anche le coppe europee. Adesso dobbiamo riuscire a inserire bene tutti i nuovi arrivati, ma abbiamo un'ossatura che sono i ragazzi del vivaio che abbiamo cresciuto in questi ultimi anni, più Pernic e Postonia, che saranno le colonne portanti della nuova squadra. Allora, società presieduta dall'imprenditore Federico Lanza, vicepresidente Giorgio Oveglia, che ha passato un po' tutti i ruoli sul fronte della Pallamano Trieste. Obiettivi? Gli obiettivi adesso è un po' difficile porceli, sicuramente vorremmo far bene e secondo me ci siamo mossi ottimamente sul mercato, però non vogliamo creare false aspettative prima ai tifosi, ma soprattutto a noi stessi. E dovremo vedere soprattutto anche le altre squadre come sono, come il campionato sicuramente sarà complesso, però sono certo che daremo un'impronta diversa rispetto agli ultimi anni e ci sarà sicuramente entusiasmo e sono certo che faremo bene. Allora, come vedete, naturalmente è stato inserito l'anno 1970 nel nome della nuova società. Spieghiamo anche questa idea di rifondazione, diciamo così. Sì, un'idea di rifondazione, ma un'idea di comunque ricordare il passato che eravamo. E quindi 1970 era l'anno di fondazione della precedente società. E adesso è importante per noi sì, ricordare il passato, ma guardare tanto al futuro, perché con le nuove basi, con le nuove società, vogliamo costruire un progetto a lungo termine.
Certo, ecco, ovviamente ci sono anche tutte le categorie giovanili che hanno sempre dato grande soddisfazione alla società, quindi gli under 12, 14, 16, 18 e anche la categoria mini handball, mini pallamano. Sì, sarà affidata a Facundo Garcia, il portiere che abbiamo voluto riconfermare dall'altro anno. E per noi ci sarà un lavoro molto capillare all'interno delle scuole e vorremmo portare più bambini possibile a giocare pallamano, perché questo sport a livello europeo sta crescendo tantissimo e anche qua a Trieste è fondamentale il vivaio per costruire un futuro importante e glorioso come era una volta. Certo, ecco, volevo riportarti di nuovo sui giocatori, perché abbiamo parlato dei nuovi arrivi, ma non si possono dimenticare, a partire dai portieri, Topaz Postogna, Facundo Garcia, di cui abbiamo appena parlato, Daniele Cardi, Orfeo Giorgi. In porta direi che siamo messi bene. In porta sono contentissimo, perché abbiamo due giocatori di un altro livello e dietro di loro ci sono due ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare negli ultimi due anni con l'Under 17 e l'Under 20. E saranno allenati da Alyosha Rezar, il preparatore dei portieri che avevamo l'anno scorso, una sicurezza, ma sulla porta sicuramente sarà blindata ed è importante soprattutto per il gioco moderno avere dei portieri che ti danno delle sicurezze. E Giorgi e Cardi sicuramente saranno il futuro della nostra pallamano e c'è bisogno che stiano, che facciano della gavetta e che stiano a fianco a Garcia e a Postogna, che sicuramente aiuteranno a crescere. Allora, parlo delle ali invece: Federico Urbaz, oltre a Parisato di cui parlavamo prima, Enrico Valdemarin e Gabriele Mazzarol. Sono delle, anche loro hanno fatto grande, sono cresciuti all'interno del nostro vivaio. E Urbaz ha disputato anche in giugno agli europei Under 18 che sono svolti a Zeglie con la nazionale, e sicuramente anche lui una certezza, è un giocatore anche lui da gold. E Mazzarol l'altro anno ha fatto un po' fatica perché comunque aveva davanti Daniele De Luca, ma quest'anno sono certo che è uno di quei giocatori che pretendo, ma sono sicuro che sarà il suo anno, dovrà essere bravo ad allenarsi come si deve e sicuramente dopo raccoglieremo i frutti. Valdemarin e Parisato abbiamo parlato prima, anche lui è di una categoria superiore. Valdemarin è uno che in allenamento si impegna sempre ed è importante sicuramente per il gruppo. Allora, abbiamo parlato prima appunto di Munoz, classe 2004, nativo di Elche nella comunità autonoma valenciana, come pivot, ma c'è ovviamente anche Alex Pernic e Pietro Delfrari. Munoz è terzino. Come pivot abbiamo Andreotta, è un ragazzo che è venuto a giocare a Trieste l'altro anno dal Campus Italia e ha fatto un'esperienza importante in gold con noi l'altro anno, allenato da Frederico Radojkovic. Quest'anno avrà sicuramente più minutaggio e mi aspetto che anche lui cresca notevolmente. E Delfrari è il capitano dell'Under 20 l'altro anno, è un ragazzo d'oro che secondo me ha quella grinta necessaria, che un esempio in campo per soprattutto il gruppo dei più giovani da lui capitanato l'anno scorso. E Pernic è, diciamo, il vecchietto del gruppo. Che nonostante gli acciacchi non molla, purtroppo l'altro anno ha avuto un brutto infortunio che l'ha tirato fuori per tutta la stagione. E quest'anno è diventato anche capitano, sarà il leader all'interno dello spogliatoio, un riferimento e spero che si rimetta presto a posto fisicamente per essere utile anche in campo. Allora, sul fronte terzini invece, diciamo appunto Munoz, che gioca centrale terzino. Luca Sandrin, Pietro Oblascia, Andrea Baragona, Daniel Knight, Riccardo e Lorenzo Ganz. Sì, sui terzini abbiamo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo cercato dei profili che ci danno la possibilità di giocare in diverse maniere, dipenderà contro chi giochiamo,
possiamo cambiare sia all'interno della partita che anche da partita in partita, dipende appunto chi andiamo ad affrontare. E sono tutti ragazzi giovani che hanno voglia di fare, che però sicuramente bisogna adesso indossare l'abito giusto per metterli nel miglior modo possibile di rendere in campo. Ecco, dando un'occhiata al calendario, si parte il 21 di settembre a Molteno in trasferta, prima partita in casa il 28 di settembre con il Bologna. Questo è un po' l'inizio, lo start della stagione che si concluderà il giorno di ritorno il 5 di aprile. Sì, sarà una stagione lunga, e, come dicevo prima, delle trasferte molto impegnative, però andiamo ad affrontarla in maniera tranquilla, consapevoli delle nostre capacità e senza adesso fare voli pindarici e promettere chissà cosa ai nostri tifosi. E i tifosi per noi saranno importantissimi. Abbiamo costruito una squadra con una profonda identità triestina, con una profonda identità di casa, e siamo sicuri che questo anche sarà un valore aggiunto per portare più gente in palazzetto. E adesso penso nelle prossime settimane sarà anche lanciata la campagna abbonamenti e sarei super contento, come abbiamo visto un piccolo gruppo di tifosi che ci ha accolto nel primo giorno di allenamento e ha accolto i ragazzi, e per noi è stato molto emozionante, è stato un segnale importante. Sono sicuro che a Chiarvola dovremo costruire un fortino, ma da parte nostra metteremo sempre il 100%, ma avremo sicuramente bisogno anche del pubblico. Ecco, a proposito di pubblico, la prossima settimana, mercoledì, prima amichevole, se non sbaglio, con il Capodistria, era nei programmi, non so se confermato. Giovedì. Giovedì non mercoledì, a giocare... ma giovedì 23. Giovedì 22, okay. Mi sembra. Okay. Sì, scusa, era sbagliato qua. Sì, giovedì 22, e andiamo a giocare, però giochiamo fuori casa a Capodistria. Quindi a Capodistria. A Capodistria, okay. alle 7. La settimana dopo invece avremo il Memorial Combatti qui a Trieste, venerdì giochiamo con Isola alle 7:30 e poi sabato giocheremo contro Belluno sempre alle 7 qui a Trieste, e sarà sicuramente importante vedere a che punto siamo della preparazione. Certo, avete fatto Atletica Colonia se non sbaglio e ora siete già in palestra. Sì, abbiamo iniziato l'altro mercoledì, abbiamo primi tre giorni su in campo Colonia, una preparazione diciamo, e da lunedì siamo nel forno del Chiarvola pronti per allenarci. Sì, un po' troppo caldo, ma è importante comunque subito riabbracciare la nostra casa per anche iniziare subito con i palloni e prepararci al meglio per la stagione, che sarà sicuramente lunga e impegnativa. Ecco, poi ci saranno ulteriori amichevoli, se non sbaglio, per portarsi verso l'avvio a settembre. Insomma. Sì, a settembre avremo un amichevole, di nuovo andremo noi a Isola a giocare un amichevole, e poi le ultime due amichevoli giocheremo qui a Trieste l'11 settembre contro Nova Gorica e il 13 contro Umago. Ecco, comunque squadre importanti della Slovenia e della Croazia, che ci aiuteranno sicuramente poi a sistemare le ultime cose in vista della prima giornata. Certo. Ti chiedo una cosa che non c'entra niente con la Pallamano Trieste, ma con la Pallamano in generale. Le Olimpiadi, che indicazione hanno dato su dove va la Pallamano e a livello anche di qualità internazionale? Hanno dato spettacolo. Hanno dato spettacolo le Olimpiadi, e questo da un punto di vista per noi è bellissimo, da un altro punto di vista denota ancora quanto siamo indietro rispetto ad altre nazioni come la Danimarca, la Francia, la Spagna o tutte le altre nazionali che hanno giocato appunto il torneo olimpico. È uno sport che a livello mondiale sta avendo una crescita esponenziale. Noi vorremmo arrivare a quei livelli, per fortuna la nazionale ha raggiunto il grande obiettivo di disputare i mondiali a gennaio in Danimarca, e è un grande passo, e speriamo che
avremo della visibilità importante, che questo sia da volano per tutto il movimento. Certo, anche perché insomma con un settore giovanile come quello di Trieste c'è sempre la speranza di qualche nuova convocazione in azzurro, magari per i prossimi cicli, no? Assolutamente, c'è da Pirana che quest'anno gioca, è rimasto in Serie A Gold con Cassano, che comunque certo, ha fatto parte del gruppo della nazionale, e speriamo che appunto con queste nuove leve riusciremo a portare qualche altro ragazzo in nazionale. E adesso abbiamo due ragazzi che stanno giocando al Campus Italia, che è questa squadra federale, Trost e Loduca, e Urbaz, che comunque ha disputato gli europei Under 18 in Slovenia. Quindi diciamo che si potrebbe lavorare ancora un po' di più qualitativamente, ma soprattutto quantitativamente, appunto portando più ragazzi possibili, dopo da lì tirar fuori la qualità, ecco. Certo, certo, per raggiungere il livello. Grazie, grazie Andrea Carbanese, in bocca al lupo per questa nuova stagione, per la Pallamano Trieste 1970 che riparte appunto dalla Silver. Poi appena ci saranno le notizie della campagna abbonamenti, ovviamente le lanceremo nel corso del nostro telegiornale. Telegiornale a cui vi rimando tra pochissimo, sempre qui su Tele4. Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Grave investimento questa notte in via Giulia a Trieste. Un uomo di 57 anni, originario di Udine, è stato centrato in pieno da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima dell'episodio è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara. L'uomo al volante, dopo l'impatto, non si è fermato ed è fuggito dal luogo dell'incidente. La polizia locale sta indagando, ma a quanto pare il pirata della strada sarebbe già stato individuato in mattinata anche grazie al circuito di telesorveglianza piazzato in loco. Ci racconta tutto Gianluca Paladin. È gravissimo il 57enne originario di Udine ma residente a Trieste, che questa notte è stato investito qui sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada da un'auto pirata. Di fatto il conducente non si è fermato e ha proceduto la sua corsa verso San Giovanni. Ci sono ancora i segni dei rilievi svolti questa notte dalla polizia locale, che sta indagando. Un impatto violentissimo. La vittima dell'incidente ha fatto un volo di 15 metri, atterrando malamente sull'asfalto, e ora si trova ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara. Ma il pirata della strada sarebbe già stato individuato dalla polizia locale. L'investimento è avvenuto all'1:30 di notte. L'auto stava procedendo a velocità sostenuta in via Giulia, direzione San Giovanni. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il conducente della vettura ha centrato in pieno il 57enne, che stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza del civico 53. L'uomo al volante non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti la zona pullulava di agenti della locale e operatori del 118. La situazione è apparsa subito gravissima. Mentre gli agenti procedevano con i rilievi del sinistro, i medici soccorrevano il 57enne. L'uomo era già in coma, respirava male ed è stato necessario intubarlo subito per permettere di stabilizzarlo in barella e caricarlo sull'ambulanza, poi la corsa verso l'ospedale in codice rosso. Le investigazioni sono iniziate immediatamente, grazie a delle testimonianze e all'attività di ricerca. Gli agenti della polizia locale questa mattina già procedevano verso Piazzale Gioberti con 4 pattuglie. È in quella zona, infatti, che gli operatori hanno trovato l'auto, un'utilitaria con evidenti segni sulla carrozzeria riconducibili all'investimento. Contemporaneamente dei colleghi visionavano le immagini di videosorveglianza della caserma della Guardia di Finanza. Quelle telecamere hanno immortalato la targa dell'auto pirata. Sempre in mattinata il nucleo investigativo della polizia locale ha fermato un uomo, il presunto responsabile dell'investimento e omissione di soccorso, che è stato accompagnato in caserma per essere interrogato.
E non è la prima volta che accade qualcosa del genere in zona, investimenti, incidenti stradali in quel punto di Via Giulia. Purtroppo li abbiamo documentati più volte noi nei nostri telegiornali di Tele 4. Siamo andati a sentire i residenti in zona, nel bar vicino, ovviamente questa mattina non si parlava d'altro. Ah, mia moglie ha sentito la Croce Rossa stamattina e basta, e ha corso via. Ho sentito stanotte che c'è stato... Ho sentito solo la Croce Rossa che partiva. Purtroppo si spera che stia bene, che si migliori. Stamattina in alcuni bar che si affacciano su Via Giulia non si parlava d'altro. L'investimento avvenuto nella notte all'altezza del Civico 53 ha riportato alla mente dei residenti i tanti incidenti avvenuti nella zona in questi ultimi anni. Una via ad alto scorrimento, spesso balzata sulle pagine della cronaca per episodi anche mortali, come quello del maggio scorso. In quel caso, il conducente di una Vespa, il 70enne triestino Mario Pecorari, aveva perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi all'autostrada. Ma ci sono stati altri investimenti nel recente passato in Via Giulia, come quello di poco più di un mese fa ai danni di un'anziana. Come nell'episodio di questa notte, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali, ma la conducente del veicolo che procedeva verso San Giovanni era rimasta abbagliata dal sole, finendo per colpire il pedone. Per fortuna in quel caso l'impatto non aveva causato gravi danni alla malcapitata. Una cosa è certa, i residenti di Via Giulia troppo spesso assistono a questi incidenti. Sì, ne vedo spesso di queste cose. Io abito da poco in queste zone. Ho notato che è una zona particolare. La gente corre molto, forse quello è il problema. Molto, sì. Altre volte è capitato? Molte volte. Si ricorda incidenti a memoria di questo tipo? Sulle Via Giulia, all'altezza del centro Giulia, investono di continuo, con morti anche, via dello Scoglio, che c'è un divieto di svolta a sinistra, anche lì. Ogni tanto qualcuno muore e qualcuno ci fa male, sì. Comunque questa è una zona abbastanza pericolosa, perché comunque le macchine sfrecciano molto veloci e anche gli scooter, devo dire la verità, non so se si fermano tanto sulle strisce pedonali, specialmente la notte. Speriamo in un controllo più compatto, in modo che così magari si rilassa un po' il tutto, ecco. Allora, proseguiamo con altre notizie di cronaca. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono stati allertati per un incendio in un appartamento al piano ammezzato di via Ruggero Manna, lo vedete dalla foto. Le squadre della centrale e il funzionario di guardia sono riusciti a entrare nell'appartamento dalle finestre e una volta accertato che non ci fosse nessuno all'interno hanno spento le fiamme. Una volta estinto il rogo i vigili hanno provveduto alla ventilazione forzata dei fumi attraverso i motoventilatori. Non risultano persone coinvolte perché non c'era nessuno in casa nel momento in cui è scoppiato l'incendio. Passiamo ad altro, una donna di 76 anni è svenuta a causa del caldo ed ha sbattuto la testa a terra. È accaduto al stabilimento balneare La Lanterna nel pomeriggio del 14 agosto, ma la notizia si è appresa solo oggi. La donna è stata ricoverata a Cattinara per uno stato di ipertermia e disidratazione con una temperatura di oltre 39 gradi. Non sono gravi le sue condizioni, ma sono molti gli episodi del genere avvenuti negli scorsi giorni a Trieste, in questa prima parte del weekend di Ferragosto, proprio a causa del grande caldo, e quindi si ribadisce la necessità di non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, specie per quanto riguarda le persone anziane o con patologie, piuttosto che per i bambini più piccoli, quindi fate attenzione. Era il 16 agosto del 2016 quando si verificò l'incidente che di fatto ha interrotto il servizio del tram di Opicina. 8 anni dopo, di fatto, la linea funziona, ma solo all'orizzonte di nuovi ritardi causati dai nuovi regolamenti, ovvero abbiamo visto le prove che hanno rimesso in funzione il tram, funzionerebbe, ma... Correva l'anno in cui la Juventus conquistava il suo 32esimo scudetto, Leonardo DiCaprio si portava a casa un meritatissimo Oscar, gli stadio con un giorno mi dirai salivano sul gradino più alto del Festival di Sanremo e alla fine del quale Matteo Renzi avrebbe chiuso la propria esperienza di governo.
Per Trieste però il 2016 passerà alla storia come l'anno dello stop del tram di Opicina. 8 anni fa, proprio il 16 agosto, i cronisti, ancora accaldati, venivano dirottati in tarda mattinata lungo il percorso della Trenovia. Nei pressi della curva di Conconello, la vettura 405 in salita e la 404 in discesa si erano scontrate. 8 i feriti. Ammettiamolo, nessuno poteva supporre allora che da quella data e fino a chissà quando il servizio sarebbe stato interrotto. Negli anni il Comune ha avviato lavori lungo 3 tratti della Trenovia, deposito di Opicina, Obelisco, Banne, Campo Cologna. Sono stati sistemati binari, traversine, giunte, massicciate, scambi, semafori ed impianti tecnologici. Il tram era nel frattempo ricomparso in alcuni tratti del percorso, ma soltanto per una o più serie di prove tecniche. E di fatto va sottolineato, la linea è funzionante. Il 1 agosto di quest'anno Palazzo Sipario ha ricevuto il testo del nuovo regolamento, redatto in 9 mesi dall'ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, l'ex USTIF, dalle Ferrovie dello Stato, dalla Regione, da Trieste Trasporti e dal Comune stesso. Un regolamento che sarà modello per tutte le infrastrutture tranviarie del Paese, ma che costringerà di fatto il tram di Opicina a restare in deposito ancora per un po' di tempo. Quanto? Difficile a dirsi. Le opere aggiuntive richieste riguardano l'intera linea e le carrozze. Il sindaco di Piazza è intenzionato a portare la questione in tribunale perché, a suo dire, la città è stufa, non intende rovinarsi un'immagine pubblica costruita in decenni. Per cui permetteteci di chiudere senza rimandare alla famosa canzone popolare, bensì a Charles Dickens. Chi avesse letto Casa desolata conosce bene la causa Jarndyce and Jarndyce, e c'è davvero il rischio che ci voglia più tempo perché il tram di Opicina torni in servizio. Bene, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico, viabilità, eventuali segnalazioni per queste giornate del ponte di Ferragosto. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e ai telespettatori in ascolto. Allora, guardi, posso segnalarla comunque giornata impegnativa per noi, per le nostre pattuglie. Ci sono state comunque diverse richieste, diverse segnalazioni, richieste di intervento. Penso insomma è scritto su tutti i giornali, insomma le nostre pattuglie sono in fase di accertamenti, di indagini in relazione a quell'incidente avvenuto nella notte scorsa, diciamo. Posso dire inoltre per la giornata di oggi, attenzione ai divieti per le navi da crociera, che il divieto partiva già dalle ore 12, quindi attenzione chi avesse ancora lasciato il veicolo lì in zona. Segnalo ancora una manifestazione danzante comunque che non dovrebbe però occupare la carreggiata nei pressi della Scala Reale di Piazza Unità. E altre cose, guardi, non ne avrei da segnalare, ripeto, comunque mattinata impegnativa nonostante la giornata dopo Ferragosto, il periodo. E detto questo le restituirei la linea e la saluto. Grazie, grazie all'ispettore capo della Polizia Locale Luisa Mastracchio per le ultime informazioni. Noi andiamo a scoprire invece che cos'è la Carton Race, che va di scena a Ferragosto al Circolo Marina Mercantile di Trieste. Vediamo. 5 prodi marinai pronti a tutto per primeggiare per 5 scafi avveniristici costruiti a colpi di cartone e scotch. No, non siamo impazziti, né siamo piombati in una puntata estiva di Art Attack, ma siamo andati a documentare la tradizionale Carton Race di Ferragosto al Circolo Marina Mercantile di Trieste, una gara di canoe artigianali costruite da papà, mamma o qualche amico ingegnere per la gioia dei piccoli ma agguerritissimi partecipanti. Questa Carton Race funziona così: i genitori o chi per loro costruisce una barca di cartone e col nastro adesivo. I giorni di Ferragosto alla mattina queste barche devono andare in acqua e i bambini devono fare una gara di canoa
Le regole sono poche e chiare davanti a un pubblico nutrito di familiari, nonni soprattutto, pronti a fare un tifo sfegatato tra uno spritz, un gelato e in attesa dei fumanti sardoni barcolani. La gara si svolgerà così: partiranno dalla spiaggia, faranno il giro della zattera e ritorneranno alla spiaggia. Quando darò il via, mettono la barca in acqua. I concorrenti montano e partono poi al mio via. Via! Il primo partecipante ci prova, ma lo scafo non l'aiuta, scuffiati in partenza e ingegneri costruttori sotto accusa, gli pagherà una granita. Non va nemmeno per il secondo e il terzo scafo da destra, tuffi in acqua dopo poche pagaiate, meglio gli altri due. Occhio però, l'imbarcazione va riportata a terra e concluso il percorso a costo di spingerla a nuoto. Alla fine un trionfatore c'è, l'ottimo Marco che, sostenuto da uno scafo che sembra totalmente impermeabile al golfo, si gode i meritati applausi. Dammi la tua impressione, la gara com'è stata? Un po' difficile. Difficile, però avevi una super barca. Sì, anche grande. Un po' anche grande. Grande? Quindi era pesante da spingere? Non tanto. Non sapevo un po' girare. A gongolare però non è solo lui, ma soprattutto chi quello scafo lo ha costruito. Ed è il cartone. Ce l'hanno consegnato qui al circolo. Ringraziamo anche il Bagnino. Un applauso al Bagnino, grazie. Caratteristica particolare che abbiamo cercato di stare molto attenti alla gestione del peso. E poi abbiamo usato dello scotch americano che in teoria dovrebbe essere più resistente per l'acqua. Occhio però, perché sotto traccia c'è qualcuno che si prepara già in banchina per le prossime edizioni. Vieni amore, ti piacciono? E mi sa che dopo questo servizio diversi nonni, nonne, papà e papà dovranno costruire la barca ai propri piccoli. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e torniamo per gli altri servizi. Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Sale la fiducia degli imprenditori, le imprese volano, sono i dati confortanti del settore terziario in Friuli Venezia Giulia, secondo l'analisi dell'osservatorio di Confcommercio. Non solo il turismo a trainare il settore terziario del Friuli Venezia Giulia, anche i servizi viaggiano in buona salute. Secondo l'osservatorio sul secondo trimestre 2024, curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia dal Format Research, si registra un aumento dei ricavi delle imprese nel terziario, in miglioramento anche il quadro occupazionale. Resta invece stabile la situazione dei prezzi praticati dai fornitori e la criticità continuerà a caratterizzare tutto il 2024. Aumenta la quota di imprese nel terziario che hanno chiesto credito nel secondo trimestre di quest'anno e parallelamente aumentano le imprese che ricevono liquidità della quale hanno bisogno. Il 61,5% delle imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa e il 6,8% per la ristrutturazione del debito. Il 31,6% ha chiesto il credito per investimenti, il leggero calo rispetto all'anno precedente. Continua a essere critica la situazione relativa al costo del credito, che però nell'ultimo trimestre comincia finalmente a migliorare. Migliora altresì l'indicatore relativo alle garanzie richieste alle imprese a copertura dei finanziamenti concessi e il dato del Friuli Venezia Giulia è superiore rispetto a quello medio nazionale. Nel complesso migliora anche il giudizio degli imprenditori nel terziario riguardo il costo complessivo dei servizi bancari a metà di questo anno. Allora, più collegamenti via terra, mare e con la ciclabile, più docce e bagni pubblici e servono più spazi dedicati ai disabili. Sono risposte dei cittadini al questionario effettuato sulla riviera di Barcola, questionario avviato dal Comune di Trieste. C'è un ampio ventaglio di risposte che vogliamo tenere in considerazione riguardo a questi 15 macro temi che abbiamo trattato ovviamente nel questionario che era stato fatto cartaceo e online. Dal trasporto pubblico ai collegamenti ciclabili, dai servizi per le persone disabili all'istituzione di parcheggi a pagamento per una maggiore rotazione dell'occupazione degli stalli, sono tanti i temi sottoposti all'attenzione del cittadino con il questionario partecipativo per raccogliere suggerimenti e opinioni sul progetto di trasformazione del lungomare di Barcola. Al questionario del Comune di Trieste hanno partecipato 2.000
2.500 persone fra il dicembre 2023 e il gennaio 2024, l'11,4% con età fra i 15 e i 30 anni, il 43,8% fra i 30 e i 50 anni e il 44,6% con più di 50 anni. In molti hanno contribuito con le risposte aperte per un totale di 8.000 responsi. Di questi, 800 sono relativi al quesito finale, che prevedeva la possibilità di fornire qualsiasi tipo di suggerimento sul tema. Quindi, in sintesi, cosa emerge? Le persone sarebbero disposte a cambiare abitudini e usare la bici, ad esempio, per raggiungere Barcola, se i collegamenti ciclabili fossero continui e sicuri, così come a utilizzare il bus, se i mezzi fossero meno pieni e i passaggi più frequenti. Percepito come utile anche il collegamento via mare, mentre sono considerate insufficienti le attuali strutture per i disabili. Poi emerge la richiesta di più docce e bagni pubblici sul lungomare di Barcola. I parcheggi a pagamento, invece, sempre in base alle risposte delle 2.500 persone, non li vuole proprio nessuno. Le risposte al questionario sono state elaborate dall'intelligenza artificiale. Mi fa anche piacere sottolineare il fatto che alcune delle scelte finora intraprese, diciamo in questi primi 7-8 mesi dell'anno 2024, sono state coerenti anche con le necessità dei cittadini, dai trasporto pubblico al ripristino, così come era ex ante, di alcuni manufatti, ad esempio della passeggiata di Barcola, e anche la messa in sicurezza di quello che è il litorale, come vedremo tra settembre e ottobre con il rinforzo della scogliera. Abbiamo avuto 8.000 risposte aperte da questo questionario a cui hanno partecipato più di 2.500 cittadini. Le abbiamo fatte elaborare attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso GPT-Chat, il motore che è capace di comprendere e rielaborare i contenuti linguistici, e lui ci ha fatto una sintesi dandoci le priorità categoria per categoria di quello che i cittadini si aspettano, almeno quelle che sono le loro idee in merito al lungomare, di cui poi se ne può tener conto. I progettisti le hanno avute, le condividono e quindi le potranno includere nel percorso di progettazione. Allora, durante Sveglia Trieste un telespettatore ha lanciato questa proposta: ritrasformare la parete del palazzo che guarda sul Largo Barriera, nella confluenza fra Via Carducci e Corso Sabo, in uno spazio pubblicitario sulla falsa riga di Times Square, fatto che riavvicinerebbe, insomma, da un certo punto di vista Trieste a New York. Idea suggestive come molte di quelle che arrivano nella nostra trasmissione del mattino. I happen to like New York. Diciamocelo, New York resta un riferimento per tutte le città del mondo, grandi, medie o piccole. Chi la visita immancabilmente la adopera come pietra di paragone. Ogni altro luogo sarà più bello, più brutto, più grande, più piccolo, ma sempre sarà paragonato a New York. In alcuni casi ci si è portati a spingersi più in là. Lo ricordiamo a quei pochi che non lo sanno: a Trieste si è girata la scena dell'arrivo a Ellis Island di Don Vito Corleone e una manciata di altre del Padrino parte seconda, già che architettonicamente l'ex pescheria è simile al luogo dove confluivano gli immigrati negli Stati Uniti ad inizio Novecento, e non si capisce perché al Salone degli Incanti non vi sia nulla che vi accenni. Gabriele Salvatores ormai più di un anno fa ha girato anche a Trieste il suo prossimo film Napoli New York, trasformando alcune zone della città in altrettanti quartieri della metropoli statunitense. Molti a Trieste considerano il palazzo all'incrocio fra via Carducci e via 30 Ottobre e quello all'angolo fra via del Bosco e via Toti i corrispettivi triestini del Flatiron Building, l'iconico ed elegante grattacielo di Daniel Burnham. Poi vi è chi, lavorando di fantasia, incrocia la possibilità di restituire ad una zona della città un ruolo già esercitato in passato. Eliminiamo più cartelloni pubblicitari e facciamo un po' come c'è a New York, a Times Square, per esempio quel palazzo Corso Umberto Saba e via Carducci, dove una volta c'era quella pubblicità della Benetton, sì. Ecco, lì andrebbe un bel maxi schermo, serve per la pubblicità, ma può servire anche al comune delle volte per dare notizie. La gente guarda perché ferma le fermate dell'autobus, per esempio di Largo Barriera. In realtà l'operazione, non impossibile, appare poco praticabile, non fosse altro per il giardinetto creato da qualche tempo. L'albero impedisce la visione completa di quello che era il fianco di una struttura abbattuta per chi proviene da Piazza Garibaldi, per cui un utilizzo pubblicitario, come avveniva comunque fino a qualche anno fa, testimoniato ancora dai riflettori posizionati in loco per illuminare, oggi appare, come dire, perlomeno poco redditizio, oltre che difficile per questioni, diciamo, burocratiche. A chi appartiene a quella parte dello stabile, la soprintendenza avrebbe qualcosa da dire? Ma forse è meglio così e continuare a sognare.
Andiamo invece a parlare di storia triestina, quella di Cavana, del rione di Cavana in particolare, e dell'antica storia delle case di tolleranza che trovavano il proprio sito proprio in quella parte della città, oggi invece è diventata la parte, una delle parti più nobili e richieste anche sul mercato immobiliare. Lo facciamo assieme all'esperto di storia e cultura triestina Dino Cafagni. Da area dove venivano portate a riva le barche a zona di case popolari, da quartiere a luci rosse a piazza di spaccio, fino ai giorni nostri a diventare uno dei passaggi mondani più frequentati del centro. Cavana nel corso dei secoli ha cambiato diverse facce, più o meno nobili, con elementi storici che l'hanno contraddistinta. L'esperto di storia e cultura triestina Dino Cafagni ha raccontato un aspetto caratteristico del secondo dopoguerra, quando Cavana pullulava di case di tolleranze autorizzate. Proprio in questi luoghi è diventata celebre una donna chiamata La Muta. La Muta non era triestina, era cagliaritana, di Cagliari. Veniva da famiglia molto povera, quindi non sapeva neanche l'italiano. Ma perché muta? Ecco, non è muta perché non sapeva parlare. Era sordo muta, o meglio, se vogliamo essere più precisi, sorda. A 18 anni sposa la prima persona che trova, è un marinaio che finalmente la porta via da questa miseria. E il marinaio lavorava con Lloyd, arriva a Trieste, e quindi lei si trova a Trieste, dove appunto dopo un anno circa avrà un figlio. Ecco, purtroppo questo marinaio scomparirà, non si saprà mai che fine ha fatto, non c'era internet, non c'era la possibilità di conoscere, per cui non si sa se è morto, se è sfuggito, se lo fa. Fatto sta che lei si è trovata a Trieste con nessun sostentamento, nessun parente o amico, perché veniva da una città, allora non sapeva, non soltanto non sapeva parlare, questo l'abbiamo visto, ma non sapeva dell'italiano e tantomeno il dialetto triestino. In qualche modo doveva pagare un affitto e sostenere il figlio. Cosa poteva fare? Che lavoro gli possiamo dare alla muta che ha avuto questa attività? Assolutamente niente. Ecco, per cui alla fine ha seguito quella che era la strada più facile, quella della casa di tolleranza, che non chiedeva particolari qualità, non chiedeva saper parlare, non era necessario. E diventò quindi famosa perché innanzitutto era conosciuta perché era muta, ecco, era facile riconoscerla in qualche modo per modo di parlare, ma secondo elemento, da quelle ricerche che ho fatto, era una donna molto bella, ricordiamoci che a quell'epoca aveva 20 anni ed era molto bella, tutti dicono la più bella donna che faceva questo lavoro di Cavana, in qualche modo, ecco. E poi soprattutto scoppia la sua fama in quel periodo, mi sembra 1940-45, in cui ci sono gli alleati avevano un sacco di soldi, erano molto ricchi perché loro avevano una paga che era tripla di quello di un comune triestino, in qualche modo, e quindi scialacquavano, da qui la parola fare l'americano, ecco. E quindi ebbe la fama di esercitare proprio in quel periodo. Poi sappiamo che la legge Merlin, lei ha continuato a lavorare nella sua casa ed è morta a 90 anni. C'è questo locale che si rifà proprio questo, curiosamente. Sì, l'ho riaperto l'imprenditore Bruno Vesnaver. Sì, Vesnaver, esatto, sì. Allora, ci fermiamo per il TG Meridiano, ci vediamo questa sera alle 19.30.